Benvenuta. Buonasera a tutti, grazie, buonasera. Buonasera Assessore. Allora, partiamo subito un po', insomma, con delle così considerazioni, diciamo, una domanda su questo progetto. Avevo anticipato nel nostro cappello introduttivo della puntata che ci sono molti progetti riguardo a questa funivia definita poi dai francesi teleferic urbain o anche invece dagli inglesi un po' come funivia gondola, che anche invece a Roma potrebbe sorgere questo progetto per quanto riguarda, potrebbe diventare in realtà il progetto appunto della funivia. A che punto siete? Il progetto, fin da quando siamo arrivati qui a Roma, ha cominciato a prendere forma, in realtà, diciamo, a valle anche di una serie di attività poste in essere anche dal Comitato Casalotti. Attualmente abbiamo in mano uno studio di fattibilità sul quale in realtà non voglio rilevarvi troppo, perché ci sono tante notizie che poi saranno divulgate da qui, insomma, a qualche giorno, a un paio di settimane. Lo studio avanti, abbiamo tanti dati interessanti riguardanti sia lo sviluppo del percorso di questa funivia, ma sia anche il riscontro che questo progetto sta trovando nei confronti dei cittadini che abitano la zona. Pensiamo che sia un modo, quindi, di nuovo modo di trasporto per una città come Roma, che potrà portare molti tipi di vantaggio. Innanzitutto, questa sarà un'opera che potrà essere realizzata in tempi molto più brevi rispetto a quello che era stato immaginato in passato, quindi al prolungamento della linea metropolitana A da Battistini a Torre Vecchia. È un'opera che anche, come dire, è più sostenibile sotto il profilo ambientale, anche perché sappiamo anche che i risparmi in termini di impatto ambientale rispetto anche ai bus di superficie, ma anche alle linee metropolitane, sono molti e importanti, quindi fluidificherà il traffico in una zona della città che è particolarmente critica e su un bacino, su un tratto che è anche particolarmente abitato. Quindi, insomma, come dire, opera più sostenibile economicamente, anche più sostenibile rispetto alla metropolitana e anche più facile da realizzare in termini di tempistica. Quindi siamo confidenti che sarà un progetto che porteremo a termine e che porterà sicuramente dei vantaggi importanti per tutto quel quadrante della città. Allora, Assessore, poi invece per quanto riguarda, ne abbiamo parlato sempre qui su Radio Roma Capitale, la figura di questi controllori, dei 250 controllori che proprio qui appunto su queste frequenze l'aveva, mi ricordo, anticipò di questo, insomma, di questo ritorno, di questa figura. Cosa sta accadendo? C'è questa ricerca? Ci sarà una selezione? Insomma, come avverrà e quando avverrà? Insomma, in quali tempi? Allora, vorrei innanzitutto fare un passo indietro. ATAC è già al lavoro sul discorso anti-evasione, quindi sull'incremento delle ore lavorate dai verificatori, già da ottobre-novembre, quando quindi avevamo annunciato che l'azienda stava mettendo in campo delle misure specifiche per recuperare ricavi dall'evasione. Sappiamo infatti che l'evasione tariffaria è quindi un problema molto importante. Sappiamo che tanti romani non pagano il biglietto e sappiamo anche che questo è un qualcosa che danneggia profondamente sia gli altri cittadini, ma sia anche l'azienda, per cui questo percorso è già stato avviato e il numero dei verificatori su strada in termini di ore lavorate è già cresciuto da ottobre ad oggi, tanto che anche, diciamo, abbiamo visto che esiste una correlazione positiva tra l'altro dagli incrementi di ricavi da bigliettazione avuti nell'ultimo trimestre 2016 e le attività svolte quindi su strada dai verificatori. Quindi siamo convinti che l'incremento anche del numero dei verificatori sia importante, quindi questo passaggio, questa call interna per reclutare 250 nuovi verificatori sia un passo fondamentale per dare un segnale importante. ATAC può, e quindi il trasporto pubblico locale di Roma, può e deve ripartire anche attraverso il contributo dei cittadini, quindi chi non paga il biglietto deve essere punito. Questo deve essere, come dire, un qualcosa dal quale non possiamo proprio prescindere. E l'incremento dei verificatori, ripeto, è il primo passaggio fondamentale per contrastare quindi l'evasione. Poi ci sono anche sul campo diverse altre iniziative che riguarderanno anche nell'arco del 2017 l'introduzione anche del doppio tornello, quindi anche in uscita sulla metro C. Questa è una misura sulla quale l'azienda sta lavorando e sulla quale avremo quindi dei risultati già entro questo anno. Quindi la figura dei controllori, dei verificatori, propriamente detta, è una figura che non riguarderà solo ATAC, ma anche le metropolitane, anche all'interno delle metropolitane.
Beh, le metropolitane sono sempre gestite da APAC, quindi parliamo sempre di APAC, il controllo quindi di chi paga il biglietto, perché la gestione del servizio sia la superficie che metropolitana e di APAC, quindi fa parte dello stesso pacchetto. Allora, quindi riguarderanno sia misure su superficie come ripiegatore, sia anche il rafforzamento di misure di controllo automatico, come possono essere i tornelli in uscita anche nelle metropolitane e in particolar modo sulla metro C per questo anno. Allora, assessore Meleo, anche invece abbiamo letto nei vari punti positivi dell'elenco comunque delle azioni svolte anche dalla giunta di Virginia Raggi. Sono solo una parte, quindi. Sì, abbiamo un po' studiato, l'abbiamo un po' letto, e tra queste c'è anche un punto in cui si dice che per il piano trasporti saranno stanziati questi 430 milioni di euro in 3 anni. E insomma, se ce ne parla lei, dato che appunto il piano trasporti che la riguarda più da vicino, insomma, che riguarda le sue competenze. Sì, in bilancio diciamo che la parte dedicata ai trasporti è stata importante, perché siamo perfettamente consapevoli che la mobilità a Roma va migliorata, è una cosa che la città ci ha chiesto da quando siamo arrivati e sul quale ci siamo impegnati subito, sia prima dell'approvazione del bilancio, a maggior ragione adesso. Le misure sono tante, alcuni stanziamenti riguardano la realizzazione della linea metropolitana C, quindi per la prosecuzione dei lavori, come abbiamo detto, per la parte contrattualizzata fino a fuori, e poi abbiamo anche interventi di manutenzione straordinaria per quanto riguarda le linee metropolitane. Pensiamo alla linea B, in cui si è previsto nel 3 anni gli interventi per sul sistema di elettrico del deposito Magliana, un deposito che ha necessità di essere mantenuto e che quindi con questi interventi potrà migliorare considerevolmente tutte le sue prestazioni. Ci sono anche degli stanziamenti per quanto riguardano i corridoi della mobilità, quindi parliamo del corridoio Eurfermi Torpagnotta e quello Eurtor De Cenci. In particolar modo siamo confidenti che questo primo corridoio, quindi quello che connette Eur con Torpagnotta, possa almeno nel giro di un anno essere completato e quindi vedere la piena realizzazione. Troviamo poi altri interventi che riguardano invece la mobilità, la fluidificazione della mobilità dolce. Ci tengo a precisare che i fondi stanziati per la realizzazione della corsia preferenziale Marconi e Portuense, e una serie anche di fondi dedicati alla realizzazione e alla protezione delle preferenziali esistenti. Siamo infatti convinti che per migliorare il trasporto pubblico locale sia importante sia fluidificare il traffico, quindi questo crea dei vantaggi a tutta la città, inclusi anche ai cittadini, anche in termini di tempo risparmiato, migliore qualità dell'ambiente, e dall'altro siamo convinti che sia anche il modo per offrire un servizio pubblico migliore, di trasporto pubblico migliore. Infatti con le corsie preferenziali gli autobus potranno andare più velocemente a destinazione, quindi questo significa vantaggi per la città, ma vantaggi anche per l'azienda che può svolgere al meglio il proprio servizio. E oltre questo nel bilancio troviamo anche diversi interventi riguardanti anche la ciclabilità. Abbiamo la pista ciclabile, la bike lane, che è precisamente di via Tuscolana. Troviamo anche le risorse per il GRAB, le risorse anche per tutta un'altra serie di piste ciclabili legate ai fondi PON. Troviamo poi anche altre risorse per la manutenzione straordinaria delle metro, in particolar modo per quanto riguarda i certificati antincendio, questo per ottemperare anche alla normativa. Però c'è da aggiungere che oltre ai fondi di bilancio, il lavoro che come assessorato stiamo facendo è di cercare anche di recuperare quelle risorse che nel tempo non sono state utilizzate, stiamo andando ad aprire ogni cassetto per vedere se ci sono fondi a disposizione, e in effetti ne abbiamo trovati. Vi parlo in particolar modo di circa 400 mila euro.